Sostenibilità, produttività, cambiamenti climatici e innovazione sono questi temi al centro di Olivejet, il progetto triennale finanziato dal PSR Marche per potenziare e accrescere la produzione olivicola nelle colline del territorio marchigiano. L'iniziativa, ideata dalla Proloco di Cartoceto, è nata grazie alla collaborazione tra l'amministrazione locale e quella di Vallefoglia, il consorzio DOP Cartoceto, il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell'Università Politecnica delle Marche, il Centro di Ricerca Smart Farming di Ancona, Agronica Group e l'Istituto Pesarese Cecchi. Tutti uniti per valorizzare le risorse genetiche dell'olivo e introdurre nuove tecniche a basso impatto ambientale nell'areale della DOP Cartoceto. Siamo sempre più connessi e interdigitalizzati e vogliamo preparare delle figure professionali preparate per il futuro. Il progetto Olivejet prevede l'utilizzo della tecnologia 4.0 con la disposizione nel terreno e nell'aria di vari dispositivi in grado di rilevare lo stato del terreno e lo stato dell'aria. Dati che vengono raccolti e che non rimangono statici, ma vengono elaborati per essere restituiti in tempo reale ed essere in grado di prevenire stati patologici, stati di carenza nutrizionale, stati di carenza idrica, eccetera, nel nuovo oliveto in progetto, e pensiamo in futuro di utilizzarli anche per tutte le altre coltivazioni aziendali. Il progetto, come ha spiegato il coordinatore, ha coinvolto le classi quarte e quinte dell'istituto che sono intervenute nelle varie fasi dell'iniziativa, la quale verrà ultimata alla fine del prossimo anno con la messa a dimora degli ulivi non appena verranno consegnate le piantine, ora in fase di preparazione in un laboratorio di microbiologia di Firenze. Intanto, nei giorni scorsi si è tenuto un seminario durante il quale è stata anche presentata la piattaforma GIAS per la gestione sostenibile dell'olivo. La piattaforma GIAS è una piattaforma integrata per l'agroalimentare, quindi gestisce sia la fase primaria, quindi la produzione diciamo in campo, fino a tutti gli altri passaggi che seguono per arrivare alla produzione diciamo del cibo trasformato fino allo scaffale e alla rintracciabilità anche nei confronti del consumatore. In questo progetto sono stati utilizzati dei sistemi di supporto alle decisioni per ridurre gli input in termini di irrigazione, prevalentemente di difesa, quindi due aspetti che abbiamo preso in considerazione sono stati questi, anche se la piattaforma ovviamente gestisce anche altri aspetti tecnici. A sottolineare l'importanza del progetto per gli studenti dell'agrario è stata la vicepreside Chiara Fiorucci. Con questo nuovo progetto ovviamente abbiamo anche implementato un nuovo oliveto sperimentale proprio per andare a testare quelle varietà più resistenti anche ai cambiamenti climatici, quindi alla scarsità di irrigazione. Praticamente con l'aiuto anche di Agronica, che ha dotato di sensori e sensoristica le varie aziende del consorzio Cartoceto, andiamo anche cercando di migliorare la qualità e la produzione con un controllo da agricoltura 4.0. Per la scuola è importantissimo, perché ovviamente una scuola che con altri enti e istituti di ricerca riesce a fare ricerca, voi capite che anche per l'aspetto didattico e di formazione dei ragazzi è notevole, la cosa è importantissima, è un'importanza strategica, direi.